Presidente della Regione ha già convocato tante volte il tavolo insieme all'assessore alla famiglia, a tutte le autorità istituzionali. Oggi facciamo un passo avanti andando incontro a coloro che arriveranno in Sicilia. I flussi non sono ben delineati, ci sono delle responsabilità di ordine sanitario che affida l'ordinanza del capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Io sono convinto che da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, la Sicilia si dimostrerà una terra accogliente. Anche questa emergenza può trovare una risposta di questo tipo, cioè le persone che vengono, che hanno necessità fondamentalmente di che cosa? Di un'assistenza sanitaria, e non appena arrivano noi gli facciamo il codice STP che gli permette di accedere ai servizi, li tamponiamo per conoscerne lo stato dell'immunità e laddove è necessario gli facciamo il vaccino. E siccome ci rendiamo conto, l'abbiamo già visto, che alcune volte le persone hanno dove andare perché hanno già dei contatti precedenti, ma non riescono a farlo immediatamente, c'è bisogno di una zona di transito dove poter soggiornare un po', questa struttura benissimo si presta, grazie alla collaborazione di tutti, dell'esercito che ci ha dato i letti, della protezione civile, del comune ovviamente che è sempre il padrone di casa, ci ha messo nelle condizioni di poter offrire un servizio che secondo me è un servizio straordinario. Servizio straordinario perché dimostra come noi siamo pronti per qualsiasi emergenza che ci possa essere.